Questo intervento è stato ripreso subito ieri da stadiotardini.it. Allora abbiamo il direttore Gabriele Maio per parlare anche di questo. Ciao Gabriele. Ciao Alberto, grazie per l'ospitalità. Ma allora, Verissimo, abbiamo stadio. riportato in tempo reale le parole di Cesare. Ci dice, guarda, messaggio di Roberto un po' per tutti, dice penso che lo stadio temporaneo la società non lo farà e si giocherà 2 anni purtroppo fuori provincia. Davidone invece dice a Sorbolo vado spesso visto che mio figlio porterà Audace e si allena là durante la settimana. Devo dire che l'impianto di Sorbolo è veramente molto interessante, non so però quanto sia possibile fare un impianto provvisorio. Secondo te, Gabriele? Ma io sarei stato favorevole ad una soluzione di restauro del vecchio Tardini per comparti, a step, come si suol Hai già detto che dire. non è sul tavolo a quanto pare, insomma. E quanto pare non è sul tavolo, però ogni tanto lo ricordo perché sul tavolo c'era questa soluzione, poi è stata accantonata, a mio modo di vedere, con un pizzico di superficialità, perché non si può non pensare ai tifosi che sono i clienti di una società di calcio e pensare di non avere clienti per alcuni anni o di costringerli a sforzi non mi pare genialissimo, insomma. Ecco. E poi la soluzione dello stadio provvisorio è uscita dal seno, come si suol dire, però quando ancora alcun tipo di soluzione al riguardo era stata effettivamente perpetrata, e anche questo, a mio modo di vedere, è stato un altro errore. Detto questo, però, bisogna guardare avanti, bisogna guardare al futuro. Io spero che ci possa essere un gol al 91esimo, come ha detto ieri sera Cesari, ossia che effettivamente possa essere in un qualche modo presa in considerazione l'opportunità di fare uno stadio provvisorio e di impedire l'esodo dei tifosi lontano da Parma. Viceversa, non sarebbe geniale, come dicevo prima, e soprattutto non sarebbe ottimale per i tifosi stessi. Ci andrebbe un po' a spegnere l'entusiasmo. Credo che ieri sera Cesare in questo senso abbia detto parole condivisibili. Gabriele, lasciando questo tema e buttandoci sul femminile, così dedichiamo anche una parentesi al calcio femminile, non è un buon momento per il Parma. 2 sconfitte negli scontri diretti contro la Lazio e poi quella contro il Cesena, forse fa ancora più male. Sì, sicuramente, anche se forse la seconda potrebbe essere una conseguenza della prima, probabilmente, però ahi noi il Parma femminile è arrivato al momento topico della stagione, contando alcune infortunate di troppo. In realtà è dall'inizio della stagione che mister Colantuono deve fare di necessità virtù, però proprio in occasione del confronto con la Lazio gli mancavano ben 4 top player, direi così, e rinunciarne proprio mentre si affronta la capolista, sicuramente la squadra meglio attrezzata del torneo, insomma, c'è il rischio di pagare dazio. Il Cesena è stata la squadra che di più mi aveva impressionato in occasione del girone d'andata, vero che era la gara inaugurale del campionato, però è stata forse l'unica squadra ad aver messo seriamente in difficoltà le crociate, soprattutto nella parte finale della partita, vinta per 2-1 dal Parma. Però quel Cesena lì poi non avrebbe più perso punti per strada, riuscendo a recuperare il divario proprio con il Parma in occasione della prima gara di ritorno. Campionato femminile che si gioca con 4 squadre che lottano per il vertice, non perdono colpi le due battistrada, Ternana e Lazio, e questo potrebbe far ben sperare, perché è difficile che si riesca a mantenere sempre un ritmo altissimo fino in fondo. Però ora le due battistrada sono lontane ben 6 punti, e in mezzo c'è anche, con 3 punti in più, il Cesena stesso. Quindi, insomma, direi che le cose si complicano anche in virtù del fatto che viene promossa, come noto, soltanto una squadra, mentre la seconda va a spareggiare con la penultima della Serie Se dovessimo dare una percentuale, so che non è facile, è un gioco puramente giornalistico, così quante chance ha il Parma di salire? Ma Parma secondo femminile? me siamo abbondantemente sotto la metà. Ok, si mette, insomma, si fa in salita la strada della squadra di Colantuono. Siamo agli sgoccioli, Gabriele. Io ti Sì. ringrazio molto di essere stato con noi. Ci ritroveremo magari anche la settimana prossima per fare
nuovamente il punto su queste cose e su altre che insomma tu segui sempre con grande dovizia anche di particolari. Grazie Gabriele Maio, ti giro i saluti del nostro amico Luca che si raccomanda assolutamente di salutarti. Perfetto, grazie di cuore anche lui, grazie a voi per l'ospitalità, alla prossima. Ciao Gabriele, grazie. Luca mi manda anche la foto della maglia rosa presentata per il Giro d'Italia.